E bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi siamo con un video molto particolare perché sì, siamo sempre con un gameplay di Fortnite, ma questa volta non andrò a giocare dalla mia postazione, o meglio dal mio computer fisso, ma andrò a giocare da un notebook da gaming firmato Asus ROG. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qui per farvi appunto un leggero unboxing, andarvi a spiegare alcune specifiche tecniche di questo fantastico notebook che ROG mi ha inviato. Stiamo parlando ragazzi del ROG Zephyrus G14, ecco come si presenta, è veramente una figata pazzesca. Ma ora ovviamente andiamo un pochino più da vicino per vedere come è fatto appunto questo notebook e anche per darvi alcune specifiche tecniche molto importanti di questa bestiolina. Quindi andiamo! Ed eccoci qui ragazzi con il nostro ROG Zephyrus G14. Ecco qui come si presenta appena acceso. Come potete vedere di design parlando ragazzi, è una figata veramente spaziale. È un notebook molto 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 sottile e il design è veramente troppo troppo bello. Ma andiamo a vedere un attimino le specifiche tecniche di questa bestiolina. Iniziamo dal processore, come potete vedere appunto un AMD Ryzen 9 1900HS, un 8 core 16 thread e arriva a un massimo di 4,9 GHz se decidiamo appunto di boostare il nostro processore, quindi una velocità veramente spaziale. Poi passiamo alla scheda video che è un AMD Radeon RX 6700S e all'interno troviamo anche 8 GB GDDR6. Per quanto riguarda il display invece è un 14 pollici, 16 decimi di risoluzione, il pannello è un pannello IPS, ha dei colori completamente nitidi e stra dettagliati. Oltre al fatto che appunto tutto il display gira a 120 Hz con soltanto 3 millisecondi di latenza. Quindi una velocità veramente bestiale, dei colori spaziali e ragazzi tutto il computer in sé è veramente una bestia. Bene ragazzi, ora non ci resta che andare a collegare tutto il portatile ovviamente al mio computer, anche perché farò modo appunto di far arrivare il segnale del portatile al mio computer fisso utilizzando appunto il Cam Link. Dopodiché andrò ovviamente a collegare per comodità per quanto riguarda Fortnite il mio mouse e la mia tastiera, così da essere molto più comoda, ma dovrò utilizzare lo schermo del portatile. Quindi ragazzi, andiamo a montare tutto e ci rivediamo tra un secondo! Ok ragazzi, ci siamo, si è tappato tutto quanto, ovviamente guarderò un pochettino più basso perché lo schermo ovviamente è più in basso. Ho montato le mie periferiche e ora sono pronta per andare a provare le prestazioni. Intanto ragazzi, molto importante, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel pollicione in su a questo video, mi raccomando ragazzuoli. Io direi che possiamo andare direttamente a Pinnacoli ragazzi, vediamo un pochettino se ci landano ancora un po' di persone. Ok ragazzi, sento un po' di paracaduti, sento un po' di paracaduti. Comunque come vedete gli FPS sono a 120 perché appunto il monitor gira a 120 Hz, ma attualmente li sta reggendo molto 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 alti, anche perché ho messo le impostazioni grafiche un pochettino più alte rispetto a come lo utilizzo io normalmente per quanto riguarda appunto texture e tutto il resto. Stanno pedando senza di me? Molto grave, molto grave. Raga, mi ha stilato la kill, non ci posso credere. Ma perché, zio? Cioè, capisco tutto, capisco niente. Ma non è che puoi rubarmi le kill. Vabbè, comunque, una ce la siamo presa. Anche se in realtà ce ne meritavamo due. Ma va bene, non è un problema. Andiamo al prossimo. Ma questo? Ma che sta a fare questo, raga? Beh... Mamma mia, raga, sono una bestia. Sono proprio una bestia. Ah, raga, gli FPS girano comunque strastabili. Nel senso, a volte capita che magari scendono comunque a 100, ma comunque le impostazioni grafiche un pochettino più alte rispetto al solito, come vi dicevo prima. Quindi comunque gira molto, molto, molto bene. Cioè, grafica parlando e impostazioni, gira veramente bene per il momento. Ma comunque, ragazzi, me lo immaginavo perché, come avevo detto comunque nell'intro, ha delle spec questo computer veramente bestiali. Quindi facciamoci sto flopperino e direi di pushazzare altri player. Let's go. Eccolo qua. Ciao bello, tutto bene? Mi scusi se stava piantando dei fiorellini, ma... Allora, io capisco che volevi fare l'allegro qua, questa bodamica lì, insomma, quello che è, che volevi fare qui, funghettini, erfiore, e capisco tutto. Però, insomma, con calma, ci sono io in giro, devo darti fastidio. È la regola di come funziona il mondo. Comunque voi ragazzi, scrivetemi nei commenti se giocate appunto da PC fisso o se giocate appunto con un portatile, sono molto molto curiosa. Io poche volte ho giocato col portatile, già qui sul mio canale vi ho portato un'altra volta un video dove appunto ho giocato dal portatile, quindi in realtà non sono
propriamente, come dire, espertissimo, nel senso sono abituata in genere a schermi un po' più grandi e tutto quanto, però cioè, nel senso, ragazzi, sto computer gira letteralmente da solo, è veramente una bestia. Quindi andiamo a cercare altre prede in onore del nuovo notebook. Let's go. Allora, qui ho visto un player, sento proprio l'odore, ragazzi. Sono un cagnolino da tartufo, sento l'odore dei player. Raga, qua proprio lo stilate malissimo. Cioè, questi stanno a bestemmiare. Cioè, immaginati fightare, essere entrambi one shot, uno dei due avrebbe vinto il fight. Arriva Martina e rovina tutti quanti i divertimenti. Allora, ho visto uno sparo da questa zona, ma non sono sicura al 100%, quindi andiamo un attimino a verificare la situazione. No, raga, ma sta nel bush questo. Va bene, usiamo la tecnica. Raga, è il karma. Questo è il karma. Ho stilato la kill prima io, ma me l'hanno stilato a me. È il karma. Non posso farci niente. Raga, ma che cazzo? Ma che cazzo è questo squalo? No, raga, ma sto gioco è buggatissimo. E poi questo è quello che succede. Non ci credo, raga, che culo. Ma tu no, ma mi puoi... Oh cavolo, c'è gente. Cioè, raga, no, parliamo un secondo. Prima mi spara e poi scappa. Ma secondo voi questa cosa è normale? Secondo me no. Oh raga, stiamo spaccando tutto, eh. Proprio incazzatissima sto game. Ma non ne ho bisogno, cioè. Oh costa. Non è che prima mi spara e poi c'è... Ma insomma, ma finiamola veramente con questi giochetti da bambino. Comunque, 10 killots ce l'abbiamo. Mo vediamo di trovare dell'impulso, ragazzi, perché senza, vi giuro, non mi sento proprio... Sono triste, non ce la faccio, per favore. Scusami, zio. Comunque, ragazzi, 120 fps ritiene praticamente fissi, eh. Cioè, droppa tipo di 20 fps, ma non di più, eh. Cioè, una roba comunque... Tanta roba. Ok. Scusatemi, raga, questo qua si è cagato sotto. Ok. Via un altro. Ok, siamo ancora vivi, raga, 1v1. E si porta a casa, ragazzi. Così al primo try. Ci ha provato. Ma L2 Yorvegana, che sarebbe, ragazzi, il mio secondo account, non può perdere. Non possiamo, raga. Oh, 19 kill con 5000 danni. Per una kill non abbiamo fatto le 20 bombs. Peccato. Però GG. Bene, ragazzi, eccoci qua dopo una bellissima win con questo fantastico portatile. Ragazzi, veramente, prestazioni al top, l'avete visto. FPS praticamente sempre sui 120. Droppava veramente raramente, al massimo tipo di un 20, ma è normale perché comunque, come avevo detto, avevo le impostazioni grafiche leggermente più alte rispetto a come lo utilizzo io di solito. E ragazzi, con tutto che comunque ci ho fatto un bel gameplay completo, il portatile è rimasto comunque freddo. Questo perché, ragazzi, contiene appunto un raffreddamento intelligente ROG. Vi spiego meglio cosa intendo. Questo notebook da gaming, ragazzi, contiene appunto una camera di vapore personalizzata, dove il metallo liquido appunto va a raffreddare questo portatile a 0 decibel. Quindi, ragazzi, letteralmente è silenzioso e raffredda il portatile al meglio. Infatti, ragazzi, dopo averci giocato ha una temperatura completamente normale e non alta. Ora andiamolo a posare, dopo che ci siamo fatti comunque una bellissima win. Io direi, ragazzi, che vi lascio qui sotto in descrizione il link per riportarvi appunto questo fantastico portatile, che è il ROG Zephyrus G14, così da avere comunque maggiori informazioni più sul dettaglio. Io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Noi, ragazzi, ovviamente ci becchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist e il Zephyrus G14 è tutto. Ci becchiamo alla prossima. Bella a tutti, ragazzi.